Lettori, benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Merry Lulamas, per l'ultima volta quest'anno è il 24 di dicembre. Ci prepariamo a festeggiare um, i prossimi giorni, insomma, spero in famiglia con i nostri cari, con chi volete. E um, voglio salutarvi. Uh, regalarvi qualche uh, frammento dei miei ultimi giorni prima delle vacanze a Berlino e parlarvi anche di una lettura. Così oggi video un po' mix perché avevo pensato di fare solo un video di auguri, ma poi mh, sapevo che non, uh, non avrebbe avuto forse molto senso, quindi mi sono ripromessa di Mostrarvi come avete visto eh, all'inizio del video un po' di spezzoni degli ultimi giorni prima delle vacanze di Natale, quindi ehm, concerti, mercatini di Natale, giretti qui e là, e insomma, un piccolo montaggio dei miei ultimi giorni prima di ehm, appunto anch'io partire e dedicarmi interamente alla famiglia e agli amici per le vacanze di Natale, eh, però vi voglio anche parlare di una lettura, perché eh, volevo comunque chiudere questo marrellulamas con qualcosa che avesse a che fare con i nostri amati libri e quindi vi parlo così a tradimento della lettura Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno di Benjamin Stevenson. Titolo che è tanto tanto chiacchierato, magari lo volete regalare, oddio, ormai siamo un po' last minute, ma lo volete leggere durante le vacanze di Natale o ve lo regalano. Quello che è ho pensato di parlarne, così non aspettavo fino a gennaio per chiacchierare un attimo con voi di questa lettura. Dunque, questo è un libro che io ho ricevuto dalla casa editrice Feltrinelli che ringrazio tantissimo perché era un titolo così chiacchierato che ormai fremevo dalla voglia di leggerlo. Infatti qualche giorno dopo averlo ricevuto ho iniziato a leggerlo. È stata una lettura condivisa con Claudia Lise Legge, Lise Viaggia e Valentina Pace, Valentina Lettrice Compulsiva, e sono stata molto felice di averlo letto subito e averlo condiviso con loro. Averlo letto subito perché l'atmosfera è quella perfetta per questo periodo. È ambientato in montagna, c'è una bufera di neve, eh, c'è un ritrovo di famiglia, quindi tutti gli ingredienti, secondo me, per quelle letture da divano di questo periodo che eh, stanno tanto bene con l'atmosfera fuori. Um, tra l'altro, qui ha proprio nevicato parecchio nei giorni in cui lo leggevo, quindi ero proprio nel mood. Uh, calata interamente e poi perché secondo me è un libro che si presta molto al confronto e alle chiacchiere. Dunque, cosa ne ho pensato? Allora, c'è un aspetto di questo libro che mi è piaciuto tantissimo e un aspetto che mi ha un pochino delusa, o forse non delusa, ma non mi aspettavo una cosa del genere. Dunque, eh, parto con un piccolissimo accenno alla trama che tanto ormai penso conosciate o comunque la trovate online. Um, la eh, famiglia eh, che conosciamo in questo libro è una famiglia un po' sui generis. La famiglia Cunningham è una famiglia in cui tutti hanno ucciso qualcuno o comunque si sono resi responsabili, diciamo, della morte di qualcuno. C'è un aspetto chiaramente tragicomico in questo eh, perché è un po' già di per sé un'iperbole. Eh, incontriamo la famiglia Cunningham in occasione di una eh, riunione familiare in montagna, per l'appunto in questo resort. Eh, in occasione della scarcerazione di uno di loro. Non dico altro, perché tanto queste sono le cose che trovate anche online. Eh, assisteremo ovviamente ad un omicidio, ad un'indagine, a una un po' un, uno scavare nel passato dei vari personaggi fino alla soluzione finale. Cosa mi è piaciuto tantissimo lo stile? A me ha fatto morire dal ridere. Eh, C'è questo narratore che si professa totalmente affidabile, ma probabilmente totalmente affidabile non è, che eh, seguendo un po' ehm, quelle regole del giallo che tra l'altro mi è piaciuto molto, eh, sono all'inizio le regole per scrivere diciamo il saggio perfetto di Ronald Knox e c'è anche addirittura la dicitura Piegare qui perché eh, nel corso del libro si dice poi: se avete bisogno di ritornarci, è bene averlo piegato. E, mh, le regole del giallo perfetto appunto per scrivere un giallo che sia credibile, con suspense e quant'altro. Lui puntualmente queste regole le trasgredisce, e, però. Il narratore ti parla e in questo sovverte molto le regole del giallo tradizionale, quindi si rivolge direttamente al lettore, spiega le sue ragioni. Gli dice: Forse ti sembrerà così, ma in realtà non lo è. E, e poi c'è: Secondo me, non voglio dire troppo, ma c'è un, un espediente molto divertente che fa riferimento a quello che succederà nel libro, ma senza svelare troppo, quindi crea. Anche molta aspettativa da quel punto di vista, quindi stile, impianto narrativo, tono, tono di voce, diciamo, dell'autore mi sono piaciuti da morire. Mi sono divertita tantissimo. Il personaggio di Ernie, il protagonista, mi ha fatto morire da ridere. Ci sono delle scene un po' tragicomiche, surreali, che forse ai fini del racconto non sono totalmente sensate, ma fanno ridere. E a me. Da questo punto di vista è piaciuto un sacco. L'aspetto che non mi ha convinta del tutto, o che comunque mi aspettavo diverso, è che secondo me l'intreccio è troppo 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 complicato, ma soprattutto si complica molto velocemente. Quindi, laddove la, diciamo, tutta la prima parte del libro. È molto lineare, quindi si segue molto bene tutta la storia su che cosa si sta indagando. Questi flashback sulle vite dei, dei vari membri della famiglia. Il protagonista che ce li presenta ci spiega cosa è successo. Poi improvvisamente. Nell'arrivare poi alla soluzione del mistero, tutto si complica tantissimo, si aggiungono tantissimi elementi. Tanto che io in alcuni punti ero tentata di ritornare indietro e rileggere perché mi sembrava di essermi persa qualcosa, mi sembrava ci fosse troppa carne al fuoco. Detto ciò, questo non ha assolutamente. Inficiato l'esperienza di lettura perché mi sono divertita tantissimo. È un libro che ti tiene comunque incollato alle pagine, anche se io non l'ho divorato, ma perché stavo leggendo anche altre cose nel, nello stesso tempo. E di per sé, secondo me, ha un sacco di espedienti divertenti e interessanti, quindi è un bel libro che ti tiene incollato alle pagine. L'aspetto che non ho del tutto apprezzato, appunto, è questo intreccio che diventa sempre più complicato e quindi ad un certo punto mi faceva sentire un po' persa. Però è stata una lettura che io ho trovato godibilissima, che mi ha divertita e che eh, forse appunto se non avessi avuto altri libri in lettura allo stesso tempo mi sarei anche divorata. Quindi ci tenevo un sacco a chiudere questo Mary Lula massa anche con un libro, con il racconto di un libro, con le mie impressioni sul libro anche perché, appunto, è talmente chiacchierato sui social, eh, talmente presente nelle librerie, che se appunto state pensando di leggerlo eh, durante le vacanze, secondo me è la lettura perfetta per questo periodo. Preparate uh, i, le vostre celluline grigie come direbbe Poirot perché c'è un pochettino, secondo me, da tenere a mente delle cose sul finale, però. Io l'ho trovato veramente una lettura divertente, ehm, mi è piaciuto un sacco lo stile dell'autore, la voce narrante. Quindi spero che anche per voi sia una lettura godibile. Se l'avete letto, fatemi assolutamente sapere perché qualcuno aveva commentato quando l'avevo mostrato. Quindi, parliamone qui sotto, perché lo spazio, come sempre, è tutto vostro. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me in questo nuovo Mary ma Mi dispiacerà tantissimo dirvi che non ci vediamo domani, ma ci vediamo al prossimo video, però è stato un mese meraviglioso, adesso godiamoci tutti il meritato riposo. Se non avete visto tutti i video perché alcune persone mi hanno scritto dicendo che li devono ancora recuperare, non preoccupatevi perché tanto sono lì. Quando volete, eh, io penso prenderò una settimana di pausa dal canale, così mi dedico solo alla famiglia agli amici. Quindi ci rivediamo per la fine dell'anno con eh, chiaramente gli auguri e magari anche un accenno di TBR o insomma, vediamo di che cosa parleremo tra una settimana. Grazie ancora dal più profondo del cuore per la vostra presenza e il vostro affetto in questo periodo, mi hanno veramente. Scaldato il cuore, mi hanno confermato che ho fatto benissimo a organizzare anche quest'anno il Mary Lula Mas. Vi auguro di passare delle bellissime feste, delle giornate serene insieme alle vostre famiglie, ai vostri amici, alle persone che volete avere accanto. Uh, spero che siano giornate prive di preoccupazioni, piene di serenità e anche di cibo perché ci sta anche quello. Io vi ringrazio ancora tantissimo e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!